Salve a tutti, sono Brian Fari e continuiamo con la Coseran. Già dallo screen potete vedere, dal save della schermata, che è buono. Comunque, che in realtà screen save è il salva schermo, forse questo sarebbe più giusto save screen che screen save, ma ok, stiamo perdendo tempo. Possiamo vedere che i miei soldi si sono drasticamente ridotti. Ovviamente avrò montato il video per far vedere cosa ho fatto. Sì, magari entro. I soldi sono scesi sotto i 30.000. Fortunatamente questo è l'ultimo con la quale dobbiamo spendere tanti soldi. Ma abbiamo preso il nostro Peace Ring, anello della pace, che protegge contro Berserk, Fury e Sadness. In realtà protegge anche contro Confuse, ma non c'è scritto e non so il perché. Oltre questo, Peace Ring è il nome inglese. In originale è lo Yasulagi no Hibuwa, ossia l'anello della tranquillità, che in effetti, in entrambi i casi, ci sta più che bene. Ora, torniamo a Junon, dove dovremo fare praticamente una sola scena, e poi dovremo tornare qui, per fare la terza e ultima, per un bel po' di tempo, perché non voglio più vederlo, gli do i soldi a loro, me ne frega niente delle altre ricompense. Penserò solamente per la Super Bowl, ma non sono sicuro manco di quello. Di questa sezione, ovviamente escludendo il combattimento obbligatorio. Dov'è Junon? Da Junon vedevo subito Condor. Da Condor no. Ovviamente ci saranno degli incontri casuali. Il livello deve stare sempre sotto la media di 24. Debole al vento. E poi cercheremo di far ritornare i Gill a 30.000. Per quanto, eccetto il Fort Condor, non c'è nient'altro che ci farà spendere soldi. Sarebbe bello se ci fosse una materia in modo che noi potessimo legare All all'arma. E se vi dicessi che c'è? Ok, finalmente. Ancora è presto per questa canzone. Ciao Erif. Ho sentito che la ragazza ha preso conoscenza. Ha ripreso conoscenza. E va bene, io volevo passare. Non sembra un po' strano? Tutto di colpo è diventato così rumoroso? Sembra che succeda qualcosa lassù. Avrà a che fare con la Shirra? Cos'è questa musica rumorosa? Mi sta dando il mal di testa. Tu come quanto si vede che sei facoltativo. Ecco Priscilla, col suo outfit estivo. State tutti bene? Grazie per l'aiuto. Aspetta, chi sei? Fatto malissimo. Mi spiace, vi ho scambiato per quelli della Shirra. Va bene. Va tutto bene. Vi darò qualcosa di speciale! È un amuleto. Prendetene cura, ok? Ed è la materia Shiva, la nostra seconda summon. Cos'è questa musica? È molto potente come suono. Ho sentito che stanno facendo le prove per il nuovo presidente della Shirra, Rufus. Andrò a porgere il mio rispetto. Nonna e nonna mi hanno detto che la spiaggia è bellissima quando loro erano piccoli. Ma dopo che la Shirra ha costruito la città sopra, il sole non ha potuto più risplendere qui. Stavo cercando il participio passato di risplendere, ma lasciamo perdere. E l'acqua ha cominciato ad inquinarsi. Sono cresciuto con questa storia, odio la Shirra così tanto che potrei morire. È esagerata. Pensi che Rufus stia pensando di attraversare l'oceano da qui? Cosa? Significa che Sephiroth ha già attraversato l'oceano? Red è degnissimo che mette le due zampe concerte. Claude, ma non è finito Rufus? Le date il colpo di grazia? No, Red, no. Dovremmo salire per la città. Forse possiamo arrampicarci per la torre? No, no, c'è la corrente ad alto voltaggio. La corrente col voltaggio che corre sotto la torre. Non pensate di avvicinarvi, è pericoloso. Ma tu potresti farcela se lasci che Mr. Dolphin ti aiuta. Seguitemi. Se lasciaste. Torre ad alto voltaggio. Suppongo che questo significhi che deve farlo Claude. Perché? Sì, meglio farlo fare a Claude. Contiamo su di te, Claude. Ma perché? Ehi, aspettate un secondo. E qui il gruppo si dividerà. Lo ritroveremo molto più avanti.
Cioè, quello già. Guarda come scherzano, come se Barrett fosse un minatore. Foreshadowing. Ok, insegnami come si fischia. Aspetta un minuto. Maronna, Mr. Dolphin. Ok. Non avevo mai visto un delfino saltare in quel modo. Figo, vero? Quando fischio il mio fischietto, quando fischio questo fischietto, Mr. Dolphin salta per me. Ehi, questo è per te, Claude. E va bene. Un dono. Cosa dovrei farci? Vai nell'acqua, suoni il fischietto e Mr. Dolphin salterà portandoti su. Saltare fino alla cima? Vedi quell'asta che sta sulla cima? Se salti nel momento giusto puoi arrampicarti fin su per la città. Buona fortuna, Claude. Se ce la fai, ti seguiremo. Oh, terrò io il PHS per te. Potrebbe rompersi se si bagna. Ok, è fighissimo, ma devo passare per ora. Grazie, mi ha lasciato senza cellulare. E adesso è il momento di tornare a Fort Condor. Io questa parte l'accelererò tantissimo, ovviamente. E niente, ci vediamo appena finirò di accelerare tutta questa sezione. Siamo risaliti sopra i 30.000. Ok. Ma perché? Di essere abbiamo un solo personaggio in squadra, quindi troveremo sempre il commander di livello 19. Entriamo. Avete visto che la finestra è molto breve? Perché dopo quella parte noi arriveremo nell'altro continente. Potremo tornare indietro solamente quando il quarto tentativo sarà aperto. Adesso noi inizieremo. Ovviamente nel caso avrebbero avuto solo meno soldi, invece in questo caso ancora non ne hanno persi. Noi inizieremo, ma ci faremo sconfiggere. È il nostro obiettivo far salire il Commander Horn. Anche se prima... meglio curare Cloud. Ok, il Commander Horn è scarso, è quello che volete. Però preferisco almeno andarci con HP pieni, diciamo. Anche se ho la limit quasi piena, quindi. Nel caso, un bel climb hazard e passa la paura. Ok, ovviamente velocizzerò anche questo. Ci ha raggiunto! Enemy Invasion! Loro stanno attaccando! Dobbiamo contare su di te! Contiamo su di te! E si apre la porta. Ed ecco il nostro fighissimo, nonché incontro unico, solo qui si può affrontare, Commander Grand Horn. Comandante Grande Corno. Peccato che non ho la materia sense, avrei potuto far vedere che era di livello 19, anche se lo vedremo perché ci darà il suo drop unico. A livello 19 ha 2000 HP, mentre a livello 25, quello che non affronteremo, ha 4000 HP e comunque i pattern cambiano. Climb Hazard. Avanti. Avrei dovuto mettermi una difesa al veleno. Ne vale davvero la pena? Sì, tecnicamente potevamo venire molto più preparati volendo. Ma non ne vale la pena, perché è proprio un nemico scarso.
Ed ecco la nostra ricompensa. La Vagiris Claw. Perché questo oggetto è così ricercato, così raro, così bello? Perché il Vagiris Claw è uno degli oggetti più infami e più missabili del gioco. Ora parleremo un pochettino con Tizio. Ovviamente non ci darà i tre etere, ma chi se ne frega, abbiamo il Vagiris Claw. Che cos'è il Vagiris Claw? Il Vagiris Claw, oppure appunto la zanna di Basilisco, perché è una traduzione errata, sia del mostro che dovrebbe darcelo, sia Vagiris slash Basilisk, che è lui, è un oggetto che, oltre ad ottenerlo qui, quindi da un numero finito di mostri, perché ricordiamo ci sono solo 20 battaglie, di queste 20 battaglie solo 14 possiamo affrontarle realmente. Conviene curarmi? No, va bene così. Però, no, va bene così. Non posso neanche equipaggiare Shiva. 20 battaglie, di cui 14 effettive. E tra l'altro dobbiamo anche mantenerci sotto un certo livello, cosa che non possiamo mantenere per tutto il gioco, perché comunque i personaggi aumentano di livello anche se non sono nel party. Delle meccaniche del level up poi ne parleremo più avanti. Oltre questa zona, oltre questo combattimento, che tra l'altro è zero, cioè è molto poco obbligatorio, perché la gente principalmente pensa a sconfiggerle le unità. Dobbiamo aspettare che un nemico, che non compare sempre, salga per la montagna. Non è una cosa che una persona può... Non è una cosa che una persona fa realmente. Ciao Zenzelet, quando te ne tolgo con un attacco ora? 286. Ma c'è un altro mostro che ci droppa, che ci dà la Vagiris Claw. Ovviamente Vagirisk o Basilisco. Per quando non lo analizzerò adesso, Basilisk ha tre oggetti... No, è lì, sto dicendo, mi sono perso. Basilisk ha tre oggetti nella sua steal list. Ossia, nel frattempo salverò fuori. Ossia... due soft e un, appunto, una Vagiris Claw. Questo cosa implica? Che devo salvare. Questo cosa implica? Che per rubare la Vagiris Claw noi dovremmo non rubare due volte di fila quel soft, che ha il 50% di possibilità di essere rubato, uno su due, ovviamente con tutte le meccaniche dello steal, e prendere quel Vagiris Claw, che è una possibilità su 8. Quindi abbiamo una percentuale misera di ottenere questo Vagiris Claw. E più saliamo di livello, più sarà facile rubare uno dei soft. E rubando uno dei soft non sarà più possibile rubare il Vagiris Claw. Quindi capite quanto è difficile rubare questo oggetto. Ovviamente dopo un certo livello, dopo il livello 77, il soft verrà sempre rubato al 100%. Quindi anche quello in realtà è missabile. Avete visto... perché questo Vagiris Claw è così infame? E ho preferito prenderlo qui, che è molto più facile da ottenere. Ovviamente, ho già detto a cosa serve. Ha una percentuale di 68% di infliggere pietra ad un nemico. Ovviamente è l'effetto del basilisco, della zanna di basilisco. Nel caso specifico, devo rifarmi gli arrangi, perché avremo Claude in squadra da solo per un bel po', ma non combatterà, quindi qualunque cosa ce ne possiamo fregare altamente. È il momento di saltare sopra la torre. La torre, patria di due particolari minigiochi. E in uno di... la torre, cioè giù non superiore. In uno di questo faccio abbastanza schifo. Devo dirlo preventivamente. No, sure, ok. Questo non è un minigioco, però faccio schifo anche a questo. Devo trovare il punto preciso dove... ok, sì, non volevo toccare il palo dell'alta tensione. C'è dell'alto voltaggio che corre attraverso la parte inferiore della torre. Non avvicinarti. I nostri HP ne risentono. Non mi ricordo di aver mai visto sta scena, onestamente. Via! Dobbiamo metterci un pochettino più avanti. Anche da qui possiamo andarci. No? Tra l'altro è infame la cosa, perché proprio... quando ci farà il salto giusto lui salterà più in alto, perché lui non è che ci manca, lui salta più in basso. Cioè, vedete? Qua proprio siamo malissimo.
No, è sotto. Troppo lontano. Preferisco da qua. Ecco qua. Andiamo verso il palo. Andiamo verso il palo. Olè. E qui saliamo verso Junon, nella Sunset Hill, e vediamo l'aeronave Highwind. Wow, Highwind, come si prende? Piano piano sentiamo in lontananza ancora la host. Bello quel mostro. L'ascensore che sembra uno scrigno. O meglio, il tasto per l'ascensore che sembra uno scrigno. E riparte la host. Proseguiamo. Ecco qui. La traccia 11 del disco 2. Rufus Welcoming Ceremony. Possiamo proseguire per Junon. Sei ancora vestito così? Muoviti! Sì, ci ha scambiato per una guardia della Shira. Ma volevo salvare! Ehi, novellino, non mi hai ascoltato? Vieni qui! Ok, cambiamoci. Oggi è il grande giorno dove daremo il benvenuto al presidente Rufus. Muoviti e cambiati! Questo è l'uniforme della Shir. Questo mi fa tornare indietro nel tempo. Quando ero un fante. E poi. Finiscila di blaterare, muoviti! Va bene, va bene. Un uniforme della Shir, ero così orgoglioso una volta che la indossai. Mi chiedo quando fu che cominciai a capire che non avrei più potuto indossare questa cosa. Ok. Oh, una bellissima, tra virgolette, uniforme della Shir. Junon è una città piena che dobbiamo esplorare completamente vestiti così. Ricordi la procedura di saluto, vero? Yeah. Lo sguardo nella tua faccia sembra ti dice che tu l'abbia dimenticato. Ok, te lo mostrerò. Fai come faccio io. Comandante, ti aiuteremo. È così che si fa. Canteremo. Ok, mostrateglielo. Adesso marcia. Questa è la Welcoming March. Canteremo insieme con te. Quietly. Ora prova tu. Adesso. Tutto questo non ha senso. E marcia. Rufus, Rufus Shirra. Vai in passo col soldato dietro di te e marcia in maniera, in maniera leggera, in maniera normale. Siamo la Shirra Company e il nuovo presidente. Una volta che tu sarai in basso con loro, muovi la tua pistola. Allora, l'ho capito, però mi piace la canzone. Oh, Shirra, Shirra Inc. All right, once more. Realization of the new era. New president, Rufus. Ok, sì. Non lo faccio più. Ok. Assicurati di farlo bene nella vera parade. Rufus è arrivato, la preparazione è completa. Ok. Non mandateci in disgrazia. Non rovinate la nostra reputazione. Allora, io a questo minigioco ho fatto sempre schifo. Il mio massimo sarà stato 30, per caso. Per ottenere la massima ricompensa, bisognerà prendere più di 50. Let the welcome parade begin. E non ho idea se ci riuscirò o meno. L'ho detto, faccio veramente schifo a sto minigioco. E guardate il povero Rufus che è lì, sopra la sua macchina blindata. Noi dobbiamo praticamente infilarci dietro queste guardie. Salvataggio di prepotenza, stavo dicendo, di precauzione. E non solo salveremo, guarderemo le stanze. Junon Airport Path. Ovviamente noi siamo venuti dall'aeroporto. E qui c'è un ascensore. Per quanto qui il pertre non funzioni. Dove ci porta questo ascensore? Caution, exercise extreme extremes. Exercise extreme caution. Ovviamente, se quello era l'upper, questo è il lower. Sì.
ma non possiamo proseguire. Non è tempo di cambiarci, di cambiare il nostro turno. Rilassati. Sì. Non possiamo proseguire. Però abbiamo visto come verranno poi collegate. Upper Junon e Under Junon. Perché non hanno messo il pertrepiede? In realtà questo qua è un FMV, si capisce. Però dai. E lì c'è l'aeroporto dove siamo arrivati. Possiamo andare a fare schifo. Ecco Junon. La città che la Shira ha costruito sopra la vecchia Junon. Ecco qua un bellissimo cannone, un bellissimo raggio sorella. Rufus scritto nei manifesti della Shira. Pom pom, pom pom. Impatto col raggio sorella. Oh no, non c'è nessuno qui. È tardi? Ehi novellino, è colpa tua se... È colpa tua perché cammini così. Capitano, prendiamo una scorciatoia. Ok, buona idea. Andate qui. Io sono il tizio che sta muovendo piano. Allora io vorrei visitare tantissimo quel negozio, ma adesso non me lo fa fare. Non farmi arrabbiare più di quando non lo sia già. Cane, c'è il cane, voglio parlare. No, sto scherzando. Andiamo. Andiamo a fare schifo. 23. Andrò per primo. Adesso guarda quello che faccio io e fallo anche tu, Rookie. E novellino. Entra da dietro appena vedi un'apertura. Adesso ascolta, questa parade andrà proprio in broadcast in tutto il mondo, nella Shira TV. Se farai schifo, l'intero esercito di Junon ti guarderà male. Ricordatelo e non rovinarci. Ok, salta appena do il segnale, salta alla fine della fila appena do il segnale. Semplicemente entra nel retro di Junon, poi tutte quante mancano uno. Non metterti in mezzo alla fila e non importa quello che fai, non provare a passare dal fronte. Ok? Inizia la marcia! Ovviamente non questo. Ma da questo. Vai! Quarantotto! Per pochissimo! Sì! Che diavolo sta facendo quel soldato? Non lo so. Come sono i punteggi? Sono saliti di un sacco. Ce l'abbiamo fatta! Mandate a quel soldato qualcosa di speciale. 5.000 gel! Finalmente! Dopo 77 milioni di tentativi. Io non sapevo niente del minigioco. Non mi sono mai interessato a livello pratico. Ovviamente a livello teorico un pochettino. Ma non avevo mai capito effettivamente come funzionasse. Spero si sia capito. Mamma mia, mi sta mancando l'aria. Ma spiegherò i punti man mano. Adesso, cioè li spiegherò adesso. Rufus, la New Age, presidente della Shira. In poche parole, per prima cosa bisogna aspettare. Aspettando, il punteggio salirà fino al 35%. Non farlo andare oltre, perché sennò il punteggio calerà. Dopodiché camminare ed essere perfettamente in linea con le guardie. Sennò la guardia non dirà now, e quel now è molto importante.
Dopodiché, dopo aver fatto tutto questo, appena siamo in linea, lui dirà Now. Appena arriva Now, dobbiamo premere il tasto azione, che è X nella versione PS4, ma nelle versioni PS1 e gli altri dovrebbe essere cerchio. O ok, nella versione PC non bisogna cambiare i tasti. Se cambiamo i tasti, la configurazione non funzionerà più niente. Quindi bisognerà mettere i tasti di default, se no non possiamo muovere l'arma. Ok, lo so, sto andando troppo veloce, ma è l'eccitazione di avercela fatta. È la prima volta in vita mia che ci riesco. E fare qualcosa in Final Fantasy VII per la prima volta in vita mia è qualcosa di pesante. Premendo a tempo con Now il tasto, come vedete, aumenterà a dismisura. Sono arrivato a 61-64, alla fine non l'ho visto, ho visto solo che era oltre il 50 e ciao. E niente. E abbiamo preso i nostri 5000 gil. Bene, ce l'abbiamo fatta. Oh, Presidente Rufus. Ehi, in linea, sta zitto. Non ho detto niente. Non farò una mossa. In realtà, hey, se io mi muovo, lui dice hey, e ci dobbiamo rimettere. Pom pom. Come va il lavoro? Cos'è successo all'aeronave? Che ne dici del vettore? L'aeronave a lungo raggio è ancora in fase di preparazione. Dovrebbe essere pronta tra circa 3 giorni. Yahaha! Anche il Gelnica? Anche il Gelnica delle forze aeree? Yahaha! Finiscila con quella stupida risata da cavallo. Le cose sono differenti da quando papà comandava. Yahaha! La nave è pronta? Sì, signore. Sarà pronta tra pochissimo. Saremo pronti molto velocemente. Rufus riesce a incurre davvero timore, più per la sua posizione sociale e anche perché Heidegger è un idiota. Se la prenderà con noi, precisamente proprio con noi, perché siamo fermi, cioè, ma questo che vuole? Che disastro. Heidegger era molto irritato. L'uomo col mantello nero sta girando per la città, ma non riusciamo a trovarlo. L'uomo col mantello nero? Si è mostrato 2 o 3 giorni fa e ha ucciso alcuni dei nostri soldati. È scomparso dopo ciò. Alcuni rumor dicono che lui sia Sephiroth. Attenzione, rompete le righe! E io invece sto al centro, perché non so che... Pensi di mettere in ridicolo l'esercito? Che importa? E se lo facessi? Sei troppo pigro! Non c'è pausa per te! Vieni qui! Qui ci spiegheranno un minigioco fortunatamente molto più semplice. Questo è l'esercito, soldati, i tuoi ordini per oggi sono di scortare, di mandare il presidente nel porto. Ti educherò, ti terrò sotto torchio, ti istruirò finché non arriverà il tempo. Aiuterò io, sir! Anche io, sir! Ok, mettetevi in ordine e mostratemi la vostra posa finale. Il comando di oggi è formazione, ricordatelo. Pronti? Junior Military Stand Off. Iniziate. X. In poche parole, dobbiamo premere X, cerchio, triangolo, quadrato. Quando la guardia dirà di premerlo, che bello il fatto che ci siano i tasti. Vedete, l'ho finito tante volte su PC ed è bellissimo il fatto che ci siano i tasti. Perché lì, ok, cose. Left e right, bisogna premere left e right. X. Sono un po' in anticipo rispetto a loro. Triangolo. Ognuno è una mossa particolare. Quadrato. Sono i precursori dei minigame del 9 praticamente. Qua però se premo sinistra. Sì, ho capito. Bisognerà premere. Ora noi siamo di faccia, quindi è questo. Poi bisognerà premere o il tasto opposto in base alla configurazione. Questo lo vedrò una volta che arrivo là. Mi confondo sempre tra destra e sinistra. I've got it. Ok, non rovinare le cose durante la vera esercitazione. In realtà la ricompensa migliore si prenderebbe rovinandogli le cose, ma preferisco non prendere la ricompensa migliore. Cioè preferisco prendere la ricompensa migliore, anche perché è un'arma particolare.
Se non fosse stato per l'Hard Edge, sarebbe stata la nostra prima vera nuova arma di Cloud, escludendo la Mithril Saber, ma vabbè. Comandante, qual è la cosa speciale di oggi? Non ho ancora deciso. Decidi tu, novellino. Mostrami la tua miglior mossa. Ed è? La mia miglior mossa è? Wow, meraviglioso, spettacolare! Ok, useremo questa come mossa speciale. Fate pratica. Sessore! Sessore, soprattutto. Ok, incontriamoci al porto, non fate tardi. Attenzione, dismissed! E adesso posso finalmente esplorare Junon. Quel minigioco mi ha realmente stressato. Ma adesso visiteremo Junon. Vediamo la capoccia di Ryud. Ryud sta per entrare in un posto particolare. Ci andremo dopo. La S sta per Shirra. Questo non è più accessibile. E adesso entreremo. Dimenticati del tuo lavoro! Entra qui dentro! Grazie! Welcome! Stavo cominciando a preoccuparmi. Le nostre vendite erano veramente brutte oggi. Questo qui vende materia. Cosa ci interessa? Ci interessano sempre quelle che costano di più, se ci fate caso. Ma finalmente abbiamo soldi! Sì! Perdiamo solo 1000 gile prendendo tutto. Seol e Revive. Seol, ossia Fujiro, che significa chiusura, ci permette di avere, almeno all'inizio, la magia Sleeple. Revive, invece, è la nostra amatissima Raids. Revive sta per Sosei, ossia risurrezione, e ci permette di imparare Life e Life 2. Life, che in giapponese è Reizu, Reis, o Raids da noi, più famoso, e basta. E Life 2. Ne parleremo di Life 2 quando lo prenderemo. Le vediamo, molto in breve. Le vediamo magari nel punto giusto dove si vedono. Ecco che bello. Revive ovviamente ha bisogno di tantissimi AP per salire di livello, non è come Seol. Questo è il Materia Store. Possiamo parlargli da qui. È lui il referente. È uno dei pochi negozi al mondo con la quale, anche parlandogli da dentro, lui ci vende ugualmente gli oggetti. Ma non stavo parlando con te! Ci sono tanti oggetti da prendere a Junon. Va bene tizio delle materie, facciamo che io stia parlando con te. Prossimo posto, il luogo segreto dove è entrato Ryud. Innanzitutto qui c'è un bellissimo weapon shop. Le nostre armi sono il meglio. Hard Edge, l'avremmo ottenuta solo adesso se non l'avessimo rubata. Il Grand Glove, la stessa cosa. Atomic Sisters come sopra. Striking Staff. Ce l'abbiamo da un sacco di tempo ormai. Il Demon Pin, invece, nonostante è la prima volta che lo prendiamo, è più debole del Magic Combo che abbiamo preso a Fort Condor. E il Boomerang, che abbiamo preventivamente rubato dai Formula. Continuiamo ad esaminare questo Weapon Store. Scale. Scendono. Qui cambia la musica nel Tark Steam. Mi spiace, è tutto affittato, tutto già preso per oggi. Qui c'è Ryud. Eh? Anche tu? Togliti la tua maschera e vieni qui. È la nostra regola. Vedete, la maggior parte di esse saranno... Alcuni sono soldier. Oh, la mezza sta bruciando. C'è un vecchio, penso un soldier in pensione. Siamo troppo giovani per essere qui. C'è una bisca, praticamente, clandestina. Ed è bello vedere come un tizio importante, comunque, come Ryud, non è... L'ultimo arrivato, ma anche lui sta giocando d'azzardo insieme a questo che si è ubriacato. E vari altri tizi di altre etnie. Questo viene definito come bar. Guardate, bella la locandina della luna. Ma più avanti ci sarà un quadro molto particolare. Molto più avanti. Intorno a fine CD1. Ok, ricontrolliamo per sicurezza. Possiamo proseguire. Prossimo. Se riesco ad entrare, magari. Cane. Vabbè, il cane al prossimo giro. Questo è l'item store. Oh, un soldier. Benvenuto. Non ci interessa niente. Abbiamo anche uno di tutto. Strano. Solitamente manca sempre qualcosa. Un hyper, una tenda.
però attualmente è uno degli item store più completi. Ciao cane! Sì, il cane ha una linea di dialogo reale. Non c'è solo scritto wof o bao. Proprio il cane ha uno speech tutto suo. Cioè noi lo premiamo e parte un file. È una cosa bellissima. Stai fermo, io ti parlo. Come hai potuto fare quello? Come hai potuto farlo? Nessuno mi ha svegliato. Sì. E non riesco a trovare l'uniforme che ho lasciato nell'armadietto. Dove l'ho dimenticata? Lui è il soldier alla quale abbiamo rubato l'armatura. Abbiamo rubato l'uniforme. Ok. Nel suo letto. Con chi sta parlando? Ah, qua. Eh? Non so tutto io, eh? Ok, entra dentro. Se ti sposti. Che poi è trasparente proprio. Ok. Questa viene definita come barracks. Allora, sotto c'è la sezione, tra virgolette, avanzata della Beginner's Hall. Respectable Inn. Anche qua, nonostante ci siano più cose, anche perché non possiamo tornare al Sector 7 solo ospiti, perché è stato distrutto, qui troveremo tutte le informazioni. Dovresti assorbire tutta la saggezza finché parte di te. Infatti vediamo che sono ologrammi questi. Qui ti spiegano un po' meglio le limit. O meglio, sempre siamo noi a dover spiegare le limit, ma lo spiegate già abbastanza bene. E qui invece parla delle materie. C'era una cosa particolare che ancora non ho detto. Avrei preferito dirlo in futuro, però siamo qui. Numero di materia che puoi portare con te. C'è un limite. Bla 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 bla. 200. Oltre 200 le materie vengono buttate automaticamente. Diciamo che tornano al pianeta. Come vedete ci sono vari livelli. Questo è l'intermedio. Spiegano varie cose. Certo, nel caso non si utilizzi un tutorial in sé, può essere una cosa utile. In tutto questo, qui a terra c'è la seconda enemy skill. Come funziona quando abbiamo più... Ovviamente, questa enemy skill è vuota. Come funziona quando abbiamo più enemy skill e vogliamo far apprendere tutte le abilità a tutte? Allora, innanzitutto dovremmo reimparare quelle che già abbiamo, quello sicuro. E non funziona utilizzare contro noi stessi, si chiama enemy skill. Se noi abbiamo una mancanza in entrambe le enemy skill, equipaggiando entrambe le enemy skill ad un solo personaggio, quando questo personaggio viene attaccato dalla tecnica, imparerà la tecnica su tutte le enemy skill. Se invece in una delle due enemy skill ha la tecnica, non la imparerà in nessuna delle due. In quel caso dovremmo darla ad un altro personaggio. Quindi dovrebbe dare le enemy skill al personaggio che prende tutte le abilità, cioè dare ad un solo personaggio tutte le enemy skill. Poi le enemy skill che già abbiamo ci pensiamo più avanti. Qui ci sono degli oggetti particolari. Possiamo già vedere il Luck Source, che è il primo source riguardante la fortuna. Il Mind Source è questo oggetto. Cioè, vediamo che è una statuina di un comandante. Appunto, è un soldier, un 35esimo. Allora, innanzitutto vediamo i cari source. Eccoli qua. Il nostro secondo Mind è il primo Luck. Ma il soldato Shira Armored Attack Soldier 12 in D7. Allora, la prima volta che ho letto questa cosa pensai: un 35esimo, anzi uno su 35, saranno altri 35, altri 34 da trovare. Invece no, un 35esimo ovviamente intende la scala, è scala 1 a 35. 12 in D7. Ora, per quanti ce ne possono essere nel gioco, e lo vedremo, non servono a niente. Non ce ne sono 12 innanzitutto. E non servono a niente. Non sono dei collezionabili sparsi per il mondo. Sono oggetti per così, messi a caso. Questo è il Power Source. Si vede perché è rosso. E infine, questo è il Guard Source. Non andrò alla parata.
La strada per diventare Soldier First Class è molto difficile, a cucciurici. Manca ancora un source in questa città. Un source. Per quanto source significa fonte, però in giapponese si chiamano up, power up, guard up, magic up, mind up, speed up, luck up. Perché appunto quello che fa è alzare il parametro. E dalla per Junon, dove siamo? Andiamo nella seconda parte della città. In realtà dovremmo andare lì, ma dopo. Qua siamo nella parte inferiore della città. Ecco un'altra trafila di negozi. Lo vedete? Bar e tredicesimo. Gli altri sono Tifa. Sono quello là è il nostro party praticamente. Tifa, Elf e Yuffie. Ci andiamo dopo. Prima dobbiamo visitare gli altri negozi. Qui ci sono gli altri tools. Mentre Rude fa la sua bisca clandestina, qui abbiamo Elena, Reno e Sean Zeng. Che poi più che Sean sarebbe Sean, però è per via di un nostro errore, perché in America è la X a essere pronunciata SH a volte, mentre in Giappone è il TS, ma dipende dai casi. Qui siamo nello Shira Members Bar. Elena o Irina? Proprio quando pensi che il lavoro è noioso, voi ragazzi cominciate a girarmi attorno. Ci sono una frase, sì. Ricordiamo che Irina lavorava come commessa a Wall Market, come barista. Ovviamente è una cosa retroattiva. Cioè, qui non era ancora stato deciso il suo background. Il presidente è al sicuro? Perché noi siamo qui. Grande, come ci mandiamo poco, Reno. Dopo che ti ho distrutto. Ehi, G.I. Joe! Piccolo riferimento a G.I. Joe, così. Sei ancora in servizio? Grazie Sean. Prossimo posto. Abbiamo ancora tre negozi. 59. Qui si dorme. È una locanda. Stranamente d'ora in poi hanno tutti i tre letti. Junon Inn. Signora, please come in, grazie. Welcome. Diciamo che sono le hostess. Vai a Luti, no charge for a smile. Non c'è tassa per i sorrisi. Ci sono un sacco di negozi a Junon. Se noi lo facciamo così, non possiamo competere. C'è anche questo piccolo negozietto alla sua identità. Ma ciò che mi preoccupa è che le ragazze fanno più di me. Material shop. Il problema è che le abbiamo tutte. Cioè, a me spiace, poverino. Ma se li abbiamo, che devo farci? È inutile. Thank you very much. No, non posso spendere soldi inutilmente. E qui invece abbiamo. Ah, questa frase è importante. I used to be in soldier. Io ero nei soldier. Tenete considerazione molto importante di questa frase. I used to be in soldier. Io ero nei soldier. Ci torneremo in questo posto. Afterwards, dopo di ciò, ho aperto questo negozio. Ma per dirti la verità, preferirei essere al negozio sotto. Grazie. E qui abbiamo il nostro primo accessory shop, che contiene due oggetti che non abbiamo. Io li comprerei, per quanto non servono praticamente a nulla. Uno previene appunto l'oscurità, i silver glasses. L'altro previene lo status sonno, ossia sleep. La headband, che è la bandana, in giapponese è hachimaki, che chi ha giocato a Final Fantasy 9 lo conosce appunto con questo termine. Mentre gli occhiali sono appunto degli occhiali glittati, come si dice, fatti d'argento. Il problema è che io non so quanti soldi farò da qua a quando arriveremo a Gold Saucer, anche se c'è tutta la zona prima e lì potrei rifarmare volendo. Facciamo che li compro più là. Il Silver Glasses, tra l'altro, potrebbe essere una delle ricompense che avremo nel prossimo minigioco, di cui abbiamo già provato alcune combinazioni. Però il Silver Glasses è la ricompensa peggiore, che non vedremo neanche col binocolo. Comunque, entrambe le troveremo più avanti.
Anche perché questo tizio. Ok. Materia store. Item store. Qui c'è una differenziazione delle parti inferiori. Dai, altri due negozi. Beh, porta meccanica. E qui c'è l'ultimo source che ci manca, lo speed source. Ehi, sei ancora in servizio? Non dovrei parlare, ma... non diventare un pessimo lavoratore come me. E adesso possiamo vedere la nostra bellissima collezione di source, anche se ce ne manca ancora una tipologia. Perché appunto abbiamo Power, Guard, Mind, Speed e Luck. Cosa ci manca? Ci manca quello per alzare la potenza magica. C'è solo un'altra cosa che devo cercare e poi abbiamo finito con gli oggetti del posto. Saliamo, questo era Barracks, non so come chiamarlo, chiamalo Barracks. Ecco qui, la seconda statuina, un 35esimo. E con questo le abbiamo prese tutte, diciamo. È così imbarazzante e loro mi dissero che avrei dovuto stare in un hotel a 5 stelle in questi viaggi. Come puoi dormire in un posto come questo? Sì, c'è la manager. Barracks. Pom pom, pom pom. Sono bloccato, ok. E infine l'ultimo negozio. E qui. Oh, welcome. Non c'è molto adesso. Ho dimenticato di ordinare abbastanza l'ultima volta, ma sentiti libero di guardarti attorno. Weapon shop. Sono tutte armi che già abbiamo. Le gole dobbiamo equipaggiare Grand Glossy. Weapon accessory, per quando attualmente il tizio Rocky, lo so, lo chiamerò per sempre Rocky. Purtroppo non ho avuto modo di farvi vedere il perché. Ma da qui parla pure? Ok. C'era un televisore dove c'era la sua faccia con scritto Rocky. Ok, devo solo... Allora, innanzitutto attualmente non possiamo salire. Oh, che stai facendo? Se stai guardando per il porto di giù non è lì. Però voglio farvi vedere preventivamente qua sotto. Qui c'è un tizio che sta pulendo. Cosa? Questo è l'ascensore... No, l'ascensore attualmente è fuori per un controllo. Lo sai, qua sotto c'è il porto sottomarino e il reattore Mako sott'acqua. Ed è molto importante. Sarà molto importante. Qui no, tra l'altro qui non possiamo correre. Cioè non possiamo usare il per 3. L'allarme non possiamo attivarlo. Più avanti potremo e ci servirà per alcuni nemici esclusivi. Ecco, ora si è attivato. È il momento di salire sul cargo ship. Ma prima, minigame. Come detto, ci sono tre ricompense e dobbiamo sfilare praticamente davanti a Rufus. Junon Military Reception. Rufus che si fuma i capelli. Heidegger che ride. Ride sempre, non ha motivo di ridere. Anche Rufus stesso gli ha detto di non ridere. Fatelo bene, fatelo con entusiasmo. Pronti? Left. È sinistro, ok. Da 0 a 50 otterremo appunto i Silver Glasses. Quando siete lenti però. Ovviamente con left right non otteniamo punti, ma se quando usiamo la tecnica siamo rivolti dalla parte sbagliata, non otterremo punti. Quindi bisogna... Lì c'è la decisione, nel frattempo che ci osserva. Ecco,
abbiamo superato i 50. Adesso siamo in range per ottenere una materia importantissima, che però non prenderemo. La materia in questione è una materia indipendente e risponde al nome di... Cioè, esattamente qui chi ci dovrebbe vedere. HP Plus. È una materia appunto indipendente che ci fa aumentare gli HP. Ma una volta superati 100, ossia alla prossima mossa, otterremo un'arma di Cloud. È una volta che ho così tanti cambia faccia, gira faccia. Ok, stiamo al centro. Tecnica speciale. 150. Mantenete alto il vostro lavoro per la Shira. E qui c'è. Ah, ma che antipatia. E lui è il datore di lavoro che non vorrebbe mai avere nessuno. Yahaha, ecco un bonus speciale per te. Non sono i Silver Glasses, non è la materia HP Plus. Un regalo, un gettone, un presente della bontà del presidente, non dimenticarlo. Force Stealer. Ta 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 ta. Eh sì, io non posso più fare niente. Ecco, in alcune pose Cloud è più rilassato. Una volta che diremo in giro che Sephiroth è qui, anche Cloud e i suoi amici si mostreranno. Li distruggeremo appena li troveremo. Non possiamo permettergli. Non possiamo averli nella nostra strada. Lasciateli a me, sir. Yeah, ah, ah. Ti avevo detto di finirla con quella stupida risata. E va rallentatore. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo entrare. Ora se la prende con noi. Dobbiamo entrare nel cargo ship. La nave sta partendo. Ok, rompete le righe. Era molto vicino. Heidegger è veramente sull'orlo di una crisi di nervi attualmente. Siccome oggi è scomparso, da quando oggi è scomparso, lasciando una lettera di dimissioni, Heidegger è stato forzato a prendere parte a quell'investigazione. Rumor. Gli ho detto di rompere le righe. Quello è un membro del nostro party. Abbiamo un po' di pulizie da fare. Muoviti! Sì, pulizie? Ah ah. Io ho da fare invece. Ma prima, il Force Stealer. In realtà la traduzione è errata, perché non è Force Stealer, ma è Force Eater, mangiatore di forza, non ladro di forza, ma ok, alla fine. Come possiamo vedere, è più forte dell'Hard Edge, quindi attualmente è l'arma più forte che possiamo avere, ed in più la crescita è doppia. Ha solo i 3 slot, tra l'altro non collegati tra di loro, quindi da questo punto di vista può essere un po' una rogna. Ma crescita doppia, è il primo personaggio che terremo che ha una crescita doppia. E se riusciamo a girarci bene le materia, possiamo tenere tutto quello che vogliamo. Ovviamente questa sarà, appena avremo gli altri membri del party, sarà la prima volta che noi terremo alcune materia fuori dai nostri slot. Ecco qua, mira 100% e attacco 36, crescita doppia. Come possiamo vedere, stiamo trovando molte armi a crescita doppia per i personaggi, nonostante per Red 13 ho dovuto forzarla praticamente. Andiamo, è il momento di entrare nel cargo ship. Attraverseremo l'oceano verso il nuovo continente, anche se indossiamo l'uniforme della Shira. Ecco qui il cargo ship che parte da Junon, dall'Eastern Continent, per arrivare a Costa del Sol, nel Western Continent. Ovviamente la nave ha un percorso predefinito, ossia inseguire Sephiroth. Hanno già in mente, la Shira sa dove Sephiroth sta puntando. È il loro unico attualmente mezzo di trasporto è la nave, perché, come detto, l'aeronave non è ancora pronta. Ed ecco qui la cargo ship. Questa che ascoltiamo è la traccia numero 12 del CD2.
Nihon Hashi Datatsu Nomo Mutsukashi Monodana. Ossia, è difficile stare su due piedi. Il nome originale inglese è It's Hard to Stand on Two Feet. E capiremo a breve perché. Adesso prendiamo un pochettino di tesori. Ci sono un po' di cose da prendere. Per prima cosa, questo etere. Lì abbiamo una all materia, ma non possiamo prenderla perché appunto c'è questo che ci blocca la strada. Prima devo controllare di avere un tranquilizer. La parte sbagliata quando sempre sto controllando. Ok, ne abbiamo 4. Queste Yuffie. È per questo che odio le navi. Hey Claude, hai qualche tranquillante? Sì, questo. No. Nel caso non avessimo un tranquillante per la povera Yuffie, e in questo caso scegliessimo no, questo qua ovviamente affligge la Date Mechanics. Con questo, dando ovviamente un tranquilizer, l'affinità con Yuffie aumenterà di 4. Mentre con Nop calerà di 2. Yeah, here, use this. Ma sì, grazie. Che amaro, Ed. Come ti lamenti? Dove sono gli altri? Non lo so. Si stanno nascondendo forse da qualcosa? Dovrei saperlo. E vomita. Non lo so, io l'ho dato il... E tra l'altro vediamo proprio Claude che fa lo stizzito. Per quella hall materia ci sono due metodi per prenderla. La prima era non reclutare Yuffie. La seconda è farla spostare più là. Appena la musica cambierà, diciamo. Il nuovo presidente probabilmente è lo stesso. Vabbè, sì, non ci interessa. Sono io, Erif. Ehi, Claude, hai visto l'aeronave Junon? Lo sentivo dire che era grande, ma non mi aspettavo che fosse così grande. Era davvero qualcosa, cioè, era molto imponente. Ehi, pensi che un giorno ci salirò su? Anche questo affligge la Date Mechanics. Più 2, meno 2. Ti ci porterò un giorno, non lo so. Ma vendiamo un po' l'affinità con tutti. Continua a sperare. Wow! Lo aspetterò con ansia. Wow! Qui c'è una stanza segreta, diciamo. Sia il presidente nuovo Rufus, il nuovo presidente Rufus e Adia che sono a bordo della nave. Se facciamo bene potremmo essere promossi. Saliamo verso qui, verso l'esterno della nave. Ecco, lo vedete come sta su due piedi? C'è traballa che è una meraviglia. E che c'è che non va? Ragazzo, non sbirciare. Un uomo di mare deve sempre... Sono stanco, manca qualcosa, lasciami da solo. Sono stanco. Ho giusto l'oggetto perfetto. Invisible Alpha. Un super oggetto per uomini di mare. Ti ringiovinerà. Solo 250 kill. In poche parole serve per recuperare energia e tutto. Gli uomini di mare non dovrebbero essere così pricchi, così tirchi. Presidente Rufus e i suoi uomini sono a bordo della nave. Ok. Andiamo dalla nostra amica di infanzia. Dobbiamo parlare con tutti. Yes sir. Tutto è calmo, sir. Ma sai cosa? Odio davvero questo uniforme. Uniformi, soldati, guerra. Io odio tutto questo. Loro ti portano via tutte le cose e le persone che ami. Desidererei che sparissero. Giusto, Cloud? Più 2, meno 2. Hai ragione. Yes, sir. Continuerò a vedere, sir. Andando tu. Ce la facciamo a scendere. Manca solo parlare col nostro carissimo. Qui c'è questa guardia che ci blocca il passaggio. Siamo quasi a Costa del Sole. Quando sarò lì prenderò una lunga vacanza forzata. Forse andrò giù alla spiaggia e prenderò un cocktail. E qui c'è il caro Red XIII. Sono io, Red XIII. Sono un po', come si dice, è scomodo, ma non posso essere catturato. Gli umani guardano solo all'apparenza comunque. Ogni volta che li guardi potrei dire che potrei essere un buon essere umano. Ecco, il nome della host direttamente annunciata da Red XIII. È molto difficile stare su due piedi. Anche se Pretty non c'è nel nome. Qui in realtà è chiuso, perché qui c'è il cockpit.
Dovremmo andare da sotto, ma dobbiamo far spostare caro tizio. Abbiamo parlato con tutti, scendiamo, riparliamo con tutti e risaliamo. Se riesco a trovare la scala qui. Sì, sì. Riparliamo di nuovo con tizio del turno. Torno al lavoro, se ce la facciamo, va bene. Riparliamo. Hai visto Barrett? Spero che non stia facendo nulla di stupido. Parliamo con te. L'unico che potrebbe beneficiarne di questo è il capo, comunque. Non ha niente a che vedere con noi lavoratori. In poche parole, dove sono gli altri? In poche parole, lo sa che solamente il capo può aspirare a una promozione. Gli altri stanno muovendo perché, ah, cioè, ci sono quelli che danno i soldi. Stavo per entrare. Ma è ovvio che solo il capo può darci i soldi. E non gli altri. Il tizio se n'è andato. Possiamo proseguire. Dove si trova Barrett? Siamo sempre nel cargo ship. Guarda, Cloud, sono Rufus e Heidegger. Sono così vicini, ma non possiamo far nulla. Come possono ridere in quel modo? A causa di lui, Biggs, Wedge, Jesse. Arrabbiatissimo, sta per scoppiare, sta per scoppiare. Non posso più tenerlo. Io sistemerò le cose qui e ora. Emergency alert. Reports of a stowaway found. There's no detail. Search the ship. Report of a... In poche parole hanno trovato degli intrusi. Lo ripeto. Intrusi a bordo. Ci hanno trovato? No, non siamo noi. Forse ti fai gli altri? Prendi il tuo sedere appunto. Ormai questo speech è diventato virale. E andiamo, Cloud. Cos'era quel gesto che ha fatto? Abbiamo Barrett in party? Ma neanche per sogno. La hosta è cambiata. Siete tutti bene? Eh? Siamo tutti qui, giusto? Aspetta. Non dirmi che l'intruso misterioso è Sephiroth. Davvero? Come dovrei saperlo? Troviamolo. È la cosa più logica da fare. Quindi chi va con te? No, io no. Non mi piace neanche Sephiroth. È comunque... Volendo io, se voglio, potrei anche prenderla. Però non ci serve. Come sempre prenderemo la nostra carissima Earisu. E Barrett? Ma sì. Tra l'altro vedete i livelli che crescono. Ovviamente solo Barrett è a livello superiore. Parleremo più avanti delle meccaniche dei livelli. Presto, presto. Perfetto. Togliere la long range, visto che non ci serve contro questo nemico. Ok, questo party ci va bene. Ovviamente dobbiamo sistemare un po' di materia. Sephiroth. Ok, andiamo. Yuffie è rimasta in quello. Yuffie sta vomitando. Come sono vestiti subito in fretta? Te l'ho detto, Possiamo ricambiare il party volendo, parlando con loro. Tizio di mare che curerà i nostri HP. Ma sì, vabbè, per 250 gil. I nomi di mano dovrebbero vedere i dettagli. Ok, I'm tired. E come si vede, Claudio che beve qualcosa e lancia la lattina. Per quando avrei dovuto berlo dopo, visto che ora devo sistemare le materie. Ma va bene. Togliamo tutto. E facciamo un bel check-up completo. Ok, in questa battaglia è anche inutile avere bio. Ma... non mi sono scordato a fare rimuovo con lui. Ecco. Prima cosa, metteremo le nostre summon. Entrambe a lui. Perché... le spiegherò, le userò, cercherò di usarle e spiegarle. Per quanto il boss in questione non ha una vera... Una vera debolezza, anzi non ne ha proprio. Ma ci servirà. Cover, doppia, no... Cosa possiamo mettere al doppio? Restore. Per quanto restore non possiamo darla a lui. Ovviamente, perché ci serve legato ad una haul. Revive. Revive può essere utile. Qui ci sarebbe servita l'HP Plus. Restore la diamo alla maga del gruppo. Avesse avuto il Linkwind non ci sarebbe stato bisogno, ma non abbiamo il Linkwind e quindi può tornare ad essere la maga del gruppo. Qui possiamo ancora legare qualcosa.
un attacco elementale, meglio una difesa elementale. Per quanto il nemico in questione non ha nulla di elementale, quindi non serve tantissimo avere una vera e propria difesa elementale. Ma non serve neanche avere un attacco, visto che ha una difesa normale contro tutti gli status. Ma sì, facciamo un elemento di tuono, così, andando per vantarci un pochettino che sappiamo usare le materie. Ok, a lui diamo Earth, Us, soprattutto, e Fire. Ah no, abbiamo un'altra Hall. La leghiamo ad Earth, per quanto il boss è da solo, quindi chi se ne frega. A Claude possiamo dare la cover, a lei possiamo dare Heal. Poi se non vediamo se c'è spazio, Seal. L'enemy skill contro questo boss non serve, perché da questo boss non possiamo prendere nulla. Almeno una sense. Steel, ma solo per livellarla. La Aester è rimasta fuori. Arrangiamo di nuovo. Ok, abbiamo spazio per la poison. Long range non serve, onestamente. Abbiamo due spazi vuoti. Frau. E facciamo long range però a lei. Ok, così la mettiamo in seconda fila. Ok, questo è il nostro party. Controlliamo le limit. Con lui abbiamo la limit di livello 2. Hammer Blow uccide un nemico in un colpo solo, causa morte istantanea. Ma in questo caso il boss ne è immune. Quasi tutti i boss sono immuni, se non tutti. Quindi useremo Grenade Bomb. Vedremo Hammer Blow in un'altra situazione. Con lui abbiamo il nostro Climb Hazard, mentre con lei useremo Breath of the Earth, che può servirci per curare eventuale status veleno. In realtà ci interessa usarlo molte volte, così sblocchiamo la prossima limit, per quanto sarebbe meglio avere Planet Protector, ovviamente. Ma dobbiamo sottostare a certe regole. Tra l'altro non manca molto per imparare Fury Brand. Ok, stiamo a posto così. Controlliamo l'equip. Lui è difeso dal veleno. Con lui aumentiamo la forza. Lei la difesa magica. Preferisco la resistenza. Il boss in questione ha una magia molto noiosa. Che vedremo. Dobbiamo ancora prendere due oggetti. Sì, è passato Sephiroth, decisamente. Gerrum. Un personaggio sospetto, non c'è modo, non è umano, quella cosa non è umana. E non è tanto sbagliato. Qui abbiamo un'altra materia Hall. E... ecco, incontri casuali. Ci sono due tipologie di incontri casuali. Tra cui questi, che mi hanno addormentato... Ecco perché serviva Lead Band. Avete visto come con un singolo attacco hanno addormentato e messo in darkness e ogni membro del party. Ok, hanno svegliato quello giusto. Dobbiamo rubare una cosa molto importante dai Marine. Anche se preferisco lasciarne uno solo in vita, perché sennò qua non ne usciamo più. Nel frattempo, ovviamente... Ma sono in darkness, vero? Nel frattempo ovviamente parliamo dei tizi. I Marine, o meglio dire i Kai Hei Tai Hin, che nome lungo, ossia appunto i Marine. Sono di livello 16 e hanno 300 HP. Droppano un collirio, un benamatissimo collirio che ci servirebbe, e possiamo trasformarli, ovviamente non possiamo perché non abbiamo morph, in una extra pozione. E possiamo rubare... Perché ha Claude? Qui serviva davvero un headband. Mi sono pentito di non averla comprata. Ok, è andato in critico. Se mi svegliate Claude mi fate un piacere, però. Barrett... Ok. Grande, Claude si è svegliato. Ruby? Non riesce. È rimasta una guardia sola. È il momento di rubare a manetta. Noi ci mettiamo in defend. Dobbiamo rubare un oggetto molto particolare. È quasi esclusivo di questa zona.
Perché i Marine noi li affrontiamo solo qui e questo oggetto lo troviamo in pochissime zone. Ma come sempre, quando abbiamo un oggetto raro da rubare, una possibilità su 8. Non vedo l'ora di avere l'oggetto per... Eccolo qui, Shira Beta. Lo vediamo dopo. Prima cerchiamo di sconfiggere sto tizio, perché mamma mia. Dante, come fai a mancarlo prendendo? È una cosa bellissima. Dai! E Barrett è l'unico che riesce a prendere il nemico, è una cosa bellissima. Doppio level up. Due colliri. Per quando i colliri non servono quando siamo fuori dalla battaglia. La Shira Beta è un'armatura che, a differenza dei Bengal, appunto fa parte di una categoria a parte. Non è né un armlet come questi, né un Bengal. Non è un'armatura, cioè sono è un braccialetto come gli altri. Però ha una forma strana, un po' come i four slot, che hanno appunto delle proprietà particolari. Il four slot è 4 slot normale, anche se è una difesa bassa. Lo Shira Beta non protegge minimamente dalla difesa magica. Non ha completamente evasione, però ha un'alta difesa. È proprio qualcosa che non scala. Come vedete, Bronze Bengal. Iron Bengal è migliore in tutto. Mithril Armet è migliore in tutto. Il Carbon Bengal è migliore in tutto. Shira Beta no. Shira Beta è migliore in difesa, ma non nell'evasione e nella difesa magica. Ok, anche difesa magica è a zero, anche attacco magico è a zero. Però per far capire, aumenta solo e esclusivamente la difesa lo Shira Beta. E lo daremo... Poverina, il Titan Bengolo, questa da 6 anni. A te? Tu no, a lei. Perfetto. Così anche due spazi in più. Dove metteremo? Chocobo Lure e un'altra Hall. Per quanto la Hall da sola è rovinata. Ecco, meglio così. È inutile, perché non ci serve, però preferisco così. Ok, dobbiamo vedere ancora un altro nemico. Speriamo di trovarlo subito. Eccoli qua. Abbastanza fortunato. Che, e questi sono i primi a lanciare magie di secondo livello. Con 129 di danno. Ok, io quasi quasi la terrei la limit con Barrett. Comunque, scrutinai. Sono volanti, quindi... La terra non gli fa niente e sono deboli al vento. Il loro nome giapponese in realtà è Sachi Eye, ossia occhio di ricerca, Search Eye, e non occhio che scrutina. Però comunque, diciamo che ci può stare, non è un errore come Fist Ray e Fast Ray. Livello 15, 240 HP, li troviamo qui e nel Battle Square. Possiamo rubare un Ether nel 50% dei casi, lo droppa nel 3,13% dei casi e possiamo trasformarlo in un rarissimo, rarissimo anche perché lo incontriamo solo qua praticamente, Turbo Ether. Ok. Ma perché ce l'avete con lui? Ho capito le discriminazioni razziali, però... Ma lo vedete? Ok, abbiamo visto tutti i nemici del posto. Ci manca solo un oggetto da prendere. E abbiamo conservato la limit. In realtà era meglio anche a Claude. Ok, ma Cure è abbastanza potente comunque. Purtroppo per prendere quell'oggetto probabilmente incapperemo in un altro incontro casuale, infatti. Come prima. Spero vivamente che a sto giro... Ma perché ce l'avete tutti con lui? Ah, un Fire 2 a me. Cioè a me nel senso a Claude. Eh sì, siamo tornati a Barrett. Salutiamo. Per quando Erif ha quella che ha meno bisogno di far questo. Oh, siamo arrivati pure a Chocomong di livello 2 nel frattempo. E ancora non ho spiegato bene come funziona. Spero vivamente di farlo vedere qui.
guardia morta. Dobbiamo prendere il Wind Slash che sta là sotto prima di parlare col commander della Shir. Tre guardie. Claude è rimasti, Barrett è rimasto in wait, poverino, ma la potenza magica di Aerith supera i confini e le barriere. Ok, qua c'è il nostro Wind Slash qualcosa, ed è un'arma per Yuffie, anche questa con crescita doppia. Come vedete stiamo prendendo un sacco di armi a crescita doppia. Ok. È Sephiroth? No, è una persona normale? Morta. No, non è Sephiroth. Dopo un lungo sonno, il tempo è arrivato. Guarda, Claude! E da terra levita Sephiroth. Sephiroth, sei vivo! Who are you? Non ti ricordi di me? Sono Claude! Claude. Sephiroth, cosa stai pensando? Cosa vuoi fare? Il tempo è giunto. Che dici? Sì più! Vedete? J-E-N-O-V-A. Sì, avrei voluto far vedere il nome. E posso? Ok, inizia con uno stop. Inizia con uno stop. A chi? Ad Aerith. Perfetto, la prende? Miss, meglio ancora. Lei è Genova Birth. Lei è Genova Birth. E questa è la traccia 14 del disco 2. Genova, se non detta, se non meglio detta, J-E-N-O-V-A. Genova. Ok, come possiamo vedere, Genova Birth. Il nome Genova in giapponese è scritto in giapponese, Birth invece è scritto sempre con i caratteri occidentali. E quel punto indica nelle frasi giapponesi una separazione, una vera separazione, perché appunto Genova è in giapponese, Birth è l'inizio, la nascita. È un riferimento al Samsara e alle sue varie fasi, perché ovviamente questo non sarà né la prima né l'ultima Genova. Ti affronteremo. Vedremo con questo Sense, che ha 4000 HP ed è di livello 25. Abbiamo potuto vedere 76 MP su 110. Perché questo? All'inizio lei ha usato Stop, ora Genova utilizzerà un pattern ben definito di attacchi. Utilizzerà Stop, per un turno starà fermo, poi userà Laser, un Double Laser, dopodiché ricorrerà al suo Gas, anche se non sempre, una volta su tre. Dopodiché Stop, salta un turno, Laser e così via. Dopo che utilizzerà tre volte Stop, non potrà più usarlo perché avrà carenza di MP. Quindi il turno che deve essere a Stop non lo userà più. In poche parole utilizzerà solamente Laser, doppio Laser e ogni tanto, una volta su tre, il Gas. Quindi possiamo aspettare che non faccia più niente praticamente, ma preferiamo attaccarla nel frattempo, anche perché è il momento di parlare di loro. Per prima cosa, Chocomog. Vediamo la descrizione. Attacca tutti. A volte causa Stop. Possiamo usarla due volte perché è appena livellata, ma non interessa utilizzarla solo una volta. Chocomog in realtà contiene due invocazioni dentro di sé. E speriamo di incontrare la prima, perché la seconda la vedremo più avanti. Quindi partiamo con Chocomog. Deathblow, perfetto. Hissatsuasa, colpo mortale. Danni non elementali a tutti i membri del party. Del party nemico, e 40% di possibilità di infliggergli stop, cosa che non è successa. Il nemico è immune al veleno, nonostante il danno gli faccia male non può essere avvelenato. Nel frattempo me lo sono tenuto apposta. Laser, e fa male. Sì, lo fa tutti e tre. Non serve a niente, ma devo usarlo. Se no me lo terrei per quando usa il gas. Lo teniamo per quando usa il gas.
1067. Prepariamo Shiva. Shiva è più banale, diciamo. Ecco qua. Tail laser. Ok. Un'altra volta. Può usarlo da 1 a 3 volte, come anche il laser precedente. Ovviamente questo è più debole, però. Shiva. Shiva è più famosa, ovviamente. Ha il suo attacco standard, ossia Diamond Dust, e fa danni di elemento gelo. Rivedo, non mi piace tanto il character design del set, non ci posso fare niente. Però capisco che era l'esperimento, dove erano i primi modelli in 3D. È un lavoro eccezionale questo. Double laser. Sembra lui? Cambiamo? O vuoi un altro Gleam Hazard in faccia? Aspettiamo che faccia il gas, se lo fa, se no farà un altro stop. Infatti, il gas, come detto, non lo usa sempre. Ok, io però... E stavolta l'ha preso. Io però Breath of the Earth devo usarlo. Magie, ma no, andiamo di attacchi. Breath of the Earth ci ha liberato da stop. Ok. Io userei un altro Chocomog. Sì, come possiamo vedere, abbiamo usato una volta Cure, ma per Cure 2 ancora All vale 2 volte. Ok. Io userei un altro Chocomog per vedere se mi spunta la seconda invocazione di Chocomog. Qui abbiamo il Tail Laser. Shiva, non possiamo più usare. Chocomog. Ovviamente no. Issa Tsuwasa. Oh. Non possiamo selezionare durante una... durante una summon. Andiamo di attacchi? No. Ah, non si è riempito ancora la limit. Ha fatto uno solo. Strano. Gas? No, stop. Il gas gli fa schifo. Questo è l'ultimo stop che può fare. La prende? L'ha presa. Non possiamo più curarci. Per quanto non ce n'è vero bisogno, ovviamente. Un altro attacco ed è finito. Laser. Voglio finirlo con stile. Perché miss? Volevo finirlo con stile. Un tail laser con animazione. Sì. Fine. A meno che... No, ho preso Erif, ok. Tra l'altro già l'hai finito stop ad Erif. Kuraimu Hazado. Ciao. Waish. Purtroppo ancora Erif non ha imparato Fury Brand. Ma va bene. Prendiamo il nostro drop sicuro, ossia la White Cape. È un bel po' di gil che ci servono. Lì c'è un'altra summon. Ho già visto questo prima. Sì. È il braccio di Genova. Genova significa che sta camminando con quel coso. Con quel coso a sé? Cioè attorno, insieme a quel coso? È scomparso. Quindi era Sephiroth. Il tempo è giunto. Chissà cosa voleva dire. Il tempo è giunto. Non so cosa diavolo stia succedendo. Cloud, perché non ci spieghi cosa è successo finora? È importante questo riassunto. Ci proverò, ma non interrompermi mentre lo spiego. Prendi Ifrit! Sephiroth sta cercando la terra promessa, affinché lui possa diventare il dominatore del pianeta. Questo è stato 5 anni fa. Per quanto Sephiroth vuole diventare la divinità del pianeta. Quindi Sephiroth è tornato e ha ucciso il presidente della Shirra. Giusto adesso tutti noi abbiamo visto Sephiroth. Sta portando Genova con sé. Questo è tutto ciò che posso dire. Ah, poi un riassunto piccolo. Lui mi disse che sarebbe andato alla terra promessa con sua madre, Genova. Questo è tutto ciò che posso dire.
Lavoratori al porto! Saremo al porto di Costa del Sol tra 5 minuti. Preparatevi per l'attraccaggio. Oh, meglio muoverci e nasconderci da qualche parte. Ma perché non è rimasto più nessuno? Prendi la materia! Ok. Ecco qua la Ifrit materia. Per quanto riguarda il White Cape, protegge da due status alterati. Frog non l'abbiamo ancora visto, lo vedremo a breve. A breve, nel prossimo episodio, qua stiamo per chiudere. Small, invece, riduce il nemico. L'abbiamo visto quando abbiamo usato level 4 Suicide, che fa diventare piccolo il nostro membro del party, o eventualmente un alleato, o eventualmente un nemico, e ogni suo danno farà uno. Che ci servirà più avanti per fare un piccolo trucchettino. Ok, mettiamo Ifrit al posto di questo revive. Questo revive lo mettiamo al posto, dicevo, Bolur. E ok, così abbiamo una crescita tripla per tutte le materie rosse, anche se a breve cominceremo ad averne tante. No, paura, non serve, però mi dà fastidio. Oh, più di 1000 HP con Cloud. Sephiroth è vivo, la terra promessa esiste davvero? Bah, chi lo sa. Il cargo ship continua nella sua rotta per arrivare nell'Eastern Continent, dove già possiamo vedere Costa del Sol. E tra un po' ascolteremo la traccia numero... perché? La traccia numero 16 del CD2, ossia, appunto, Costa del Sol. Ecco qua. Come si poteva capire, Costa del Sol è una località marittima. C'è caldo qui. Mi sento meglio adesso che posso salutare quella tuta da marinaio. Ascoltate. Non so come tradurre Mingol, onestamente. Siate sicuri di Mingol come gente del posto. Oh, che peccato. Mi piaceva la Sailor Suite di Barrett. Era così carino. Che significa carino? Barrett, perché non usi quella tuta come pigiama? Giusto, Cloud? Tutto quello che succederà a Costa del Sol non aumenterà né modificherà le date mechanics. Niente. Quindi possiamo dare la risposta che vogliamo. Sì. Ah, ah, ah. Ah, sembri come un orso che indossa un marshmallow. L'umorismo di Cloud molto sottile, devo dire, eh? Che diavolo significa? Questo significa che dovrebbe essere più confortabile, quindi sta zitto. Perché non ci muoviamo? Il caldo sta squagliando il mio naso. Sì, anche il mio. Sì, solo che lui è il pelo, tu no. Ok, prendiamoci una pausa e andiamo avanti. Non girate troppo. Ok, sembra quasi che sto per squagliarmi. Devo riposare. Devo prendere il fresco da qualche parte. Non preoccupatevi di me. Ok, io dovrei salvare da qualche parte. Penso che andrò a nuotare. Sì, voglio andare anch'io, Tifa. Andiamo a nuotare, sì! Vado a parlare con sta tizia. Che frase. Però è importante definire che questo piccolo aeroplanino, questo piccolo deltaplano, questo coso, questo acquamarino, si chiama Cessna. E c'ha il 7 stampato al lato. Qua c'è il tizio superbo. Ok. Sì. E sputagli. Anche se andando qui. Sì, ok, bellissimo, però spicciati. Ecco qui, Heidegger e Rufus. Che traversata! Avete fatto tutti un buon lavoro. Ah, ah, lui è contento. Muovetevi con quello. Yes, sir. Cosa avranno là dentro l'elicottero? Ho sentito che Sephiroth era a bordo. Sì. E anche Cloud e gli altri erano a bordo.
Sì? Ti sono scappati tutti davanti. Hai fatto davvero un grosso sbaglio questa volta, Heidegger. Mi vergogno di me stesso. È tutto ciò che sai fare? Dire risposte di una parola sola e scusarti per tutto? Pronti per partire, sir? Heidegger è nervosissimo. Fa qualcosa, mi aspetto risultati. Qui Rufus avrebbe detto una bella frase, è stata tagliata. Ti è concesso solo un altro errore. E Rufus se la, Heidegger se la prende con i tizi casuali. Li butta a mare, pure tizio lì. Rufus se ne va con l'elicottero. Qual è il suo obiettivo? Perché arrivare a Costa del Sol per poi andarsene con l'elicottero? Lo vedremo. La scia è quando di più grigio possa effettivamente esserci. Dimmi che possiamo uscire. Oh. Ecco a voi l'Eastern Continent. Siamo dall'altra parte. E il nostro obiettivo ovviamente è arrivare dall'altra parte con un passaggio che non è segnato nella mappa, bellissimo. Ma siamo nella Corel Area. Appunto siamo nella zona vicino al Monte Corel e anche alla città di Corel. Li vedremo. Al prossimo episodio vedremo Costa del Sol, ovviamente. E penso faremo anche il Monte Corel. Qui salviamo. E ci vediamo. Al prossimo video.